Grande successo ieri sera per il concerto di Caparezza sotto la parete del castello di Arco. Migliaia di persone si sono assiepate nel Climbing Stadium, adiacente alle scuole medie di Prabi, per assistere ad uno spettacolo a metà tra l'esibizione musicale e la mostra pittorica. Infatti, ogni canzone è stata introdotta da una breve digressione sulla storia dell'arte, citando anche il nostro Giovanni Segantini. Anche gli stessi pezzi del cantautore pugliese in molti casi facevano diretto riferimento a correnti artistiche, opere d'arte e pittori celebri come il dadaismo, le teste di Modigliani o Van Gogh. Ovviamente il tutto nello stile di Caparezza, allegro e frizzante, che ha intrattenuto per un paio d'ore i partecipanti a uno dei più importanti appuntamenti musicali dell'estate regionale. È l'ennesima prova che la zona del Climbing Stadium di Prabi ben si presta per eventi di questo tipo, organizzati dai giovani e dalle associazioni del posto che meritano il sostegno e l'appoggio delle pubbliche amministrazioni. Questa nuova puntata del Musica Tour 2! Sono molto contento di essere qui perché questa è la città che ha dato i natali a Segantini, un divisionista. Io amo il divisionismo, quindi sono veramente molto felice di poter condividere con voi questa passione oggi. E di condividere con voi anche la passione per il disegno. Io non so disegnare, però mi piacciono le persone che disegnano e penso che disegno, per esempio. Penso che disegnare sia stata la prima forma di comunicazione, prima ancora dei messaggi su WhatsApp, c'era il disegno. Il disegno era praticato dagli antichi, innanzitutto possiamo partire proprio dagli uomini primitivi, di cui abbiamo tracce proprio grazie al disegno. Infatti nelle grotte abbiamo ritrovato dei disegni di vita comune, insomma, caccia, balli latinoamericani, quello che è. Dopodiché sono arrivati gli egiziani. Gli egiziani erano molto più bravi a disegnare, anche se disegnavano in maniera bidimensionale, loro comunque erano fissati col disegno e hanno avuto una grande intuizione. Hanno pensato, adesso trasformiamo il disegno in una scrittura, perché non abbiamo la scrittura, sappiamo solo disegnare. Prendiamo i disegnini e li rendiamo scrittura. Nascono così i geroglifici. Erano troppo forti gli egiziani. Dopo gli egiziani, poi la scrittura si è evoluta, adesso abbiamo avuto millenni di storia della letteratura, di tomi bellissimi scritti, di poesie meravigliose. Il linguaggio ha fatto dei passi avanti talmente grandi che oggi nessuno di noi si sognerebbe di comunicare come facevano gli egiziani attraverso dei disegnini. Perché significherebbe un passo indietro di migliaia di anni. Vedete che sono tre giocche che fate da studenti con i tecchi e degli assini.